Monticelli e Vastese si sfidano su sintetico dello stadio Villa San Filippo per la 20ª giornata del girone F di Serie D. Presenti anche tifosi biancorossi in silenzio nel primo tempo, in segno di rispetto per le vittime del maltempo in Abruzzo. Viva la squadra di Stallone in avvio, qui c'è una veloce ripartenza orchestrata dall'ex Ascoli Iotti, che arriva di gran carriera in area di rigore, poi però su più bello non riesce a servire né Negro né Filiaggi. Lancio da metà campo di Pierantozzi proprio per Filiaggi, destra incrociare che finisce in fondo al sacco, ma tutto viene annullato per una netta posizione di fuorigioco. Su fronte opposto va la conclusione della distanza col mancino, il centravanti la Vastese, Prisco, classe 87, al rientro dopo 3 giornate di squalifica, nulla di fatto, piazzato dalla destra di Iotti, libera la difesa di mister Colavitto, poi da fuori il tiro col mancino di Cappelli, nessun problema per Russo, estremo difensore classe 96 della Vastese, si passa al secondo tempo, corner di Fiore, respinge con i pugni Marani, tentativo senza troppe pretese da fuori di Mensah, interessantissimo, esterno sinistro, classe 97, piazzato da posizione defilata di Negro, l'ex civitanovese però non riesce a centrare lo specchio della porta, ancora la Vastese in avanti con Prisco, tiro cross col mancino, si distende Marani e sventa la minaccia. Inizia a premere ora la squadra di Stallone, corner di Iotti, colpo di testa di Guadé, col sinistro al volo Negro, bellissima la risposta di Russo, poi la sfera arriva a Iotti sulla destra, lo chiude in corner Manisi. Mister Stallone parla con i suoi collaboratori, ancora Monticelli, Iotti dalla bandierina, poi sempre Negro, stavolta col destro, pallone fuori di un soffio, grande chance per gli ascolani. Si fa vedere sulla sinistra, sul fronte opposto Cosenza, dentro per Fiore, bella la girata, pallone che sfiora il palo. Negro, calcio piazzato da una buona mattonella in due tempi, fa sua la sfera Russo. Nel finale Cocchieri per Giovannini, sterza poi l'intervento decisivo di Campanella che salva i suoi. Fasi vibranti del match, ancora Cosenza col sinistro, Marani è attento, 4 minuti di recupero. Giovannini ci prova con questo pallonetto con l'esterno destro, pallone di pochissimo, sopra la traversa. L'ultima fiammata è della Vastese con questa bella iniziativa personale di Felici, sinistro molto temibile, di pochissimo al lato, finisce 0-0. Il Monticelli sale a quota 25 punti in classifica.